Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Cyberpunk 2077, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, stavamo andando a casa del tipo, che è successo qua? Tracce di pneumatici, attenzione, sgommate da Le vedi panico. quelle? Sì. Cos'è successo qui? Forse stava ristrutturando e Henry ha preso in prestito il camion. Quell'idiota ha sempre amato improvvisare. Magari sono in casa, prova a suonare. Aspetta, va. C'è sul macello. Ok, continuiamo a cercare. Occupato. Vabbè, seguiamo le tracce allora, signori. Sì. Ma scusa, sta cosa non c'era. C'era data appuntamento. Questa è la macchina di del tipo là. Carrie è arrivato prima di noi. Ma ha sfonnato tutto o sbaglio? Dire. Suona fin troppo Ma cosa? familiare. Che ci fai tu qui? Questa è Danny. casa tua, davvero? Henry. Sì. È la tua cazzo Ah, di per fortuna piscina! sei qui. Abbiamo un problema. La pagherai per questo, Aspetta pezzo un di po'. merda! Puoi scommetterci! Tornerò a qualunque costo! Sarebbe questa la sorpresa di E Henry? forse allora mi dirai Sì, perché cazzo mi hai evidentemente mi sono lasciato perso morire per qualcosa. strada! Sembra che Ti ho abbia del lasciato a rancore. morire! E quindi le ha Sembra. riempito la Magari piscina di fossi morto, cemento. cazzo! Henry è sempre stato Perché sto qui a emotivo. parlare con te? Vattene Sai cos'è immediatamente! successo tra loro? Sì, infatti la Da cementata, la, quello ho cioè, la capito! Di bedoniera. già! Un Niente giorno tour della Danny è casa! sparita senza dire una parola Non e vuoi poi presentarmi si è alla tua nascosta da Henry. famiglia? Immagino non fosse difficile con Se lui ti in quello avvicini a stato. loro sei morto! Sempre fatto in riabilitazione. Non Già, scherzo! Ti spacco quella cazzo questo di testa! finché non ho dato a Henry il suo Oh, indirizzo. ma C'è qualche come? problemino alla Ma faccia, lo però. Cosa mi dici del concerto? Non ho ancora avuto Non modo sanno di cosa. chiederlo a Ti ho Danny. sprecato anni Ah. Ma della non mia vita promette con un bene. idiota come No, te! direi di no. Parlagli. Carrie peggiorerà Ma solo sì? le cose. Non sono È affari questo miei. che ricordi? Forza, vai. Vedrai che gli passerà Ricordo subito. Sì, sicuramente eh? E anche molto più di Carrie te. si è pisciato addosso dalla gioia quando mi ha visto. Proviamo? Ok. Hai Salve, portato cari. rinforzi? Nel caso Salve, cari. ti fossi dimenticato, che cazzo sei venuto a fare qui? Mi manda Carrie per il concerto. Signora? Quale concerto? Perché non viene a parlarmene lui? Con quale capello? Ascolta, è imbarazzante. Carrie vi considera entrambi amici. Che persona sensibile. Cazzate. Soprattutto visto che è stato lui a portarmi questa merda fumante in casa. Vogliamo riunire i samurai per un unico Sì, ma concerto. non si gratti i È coglioni per così. questo che voleva rimettere insieme la band? Che idea carina, ma non se ne parla. Non suonerò con questo pezzo di merda. Danny! No, non se ne parla. O lui o me. Scegli. Se Danny si impunta, siamo finiti. Come vanno le cose? Di merda, amico! Danny mi vuole fuori dal concerto! E noi eravamo già d'accordo su tutto! Che cosa, Carrie ti paga? Allora è questo il motivo! Non ci posso credere, cazzo! E allora portalo via da me e levati dal mio cazzo di giardino! Non costringermi a scegliere. Sembra che. Allora, aspetta. Proviamo. E ora? Che Aspetta un po' alla volta. cazzo ti è saltato in mente con la piscina? Sapevi che Carrie voleva che Danny suonasse con noi? Volevo mettere in chiaro le cose. Magnifico, cazzo. Se qualcuno mi dicesse cos'è successo. Sei cieco! Quello mi ha riempito la piscina di Eh cemento! sì, ho Forse aveva un buon notato. motivo. Davvero! Un motivo! Allora, Johnny, prima di tutto, La eventualmente. decisione spetta a te. Cazzo, mi fa incazzare che Danny controlli tutto e detti condizioni. D'altro canto, Henry ha la merda nel cervello, non ci si può fidare di lui. Grazie. Davvero utile. E tra l'altro. Rinunceremo a uno dei due. Ah, non è un problema. Possiamo prendere qualcun altro per il concerto. Ma non sarà lo stesso. Non sarà mai lo stesso, Carrie.
Vabbè, dobbiamo scegliere, signori. Secondo me Danny almeno non è psicopatica. Oddio, non lo Qualcosa ti so in turba, realtà. Vi? Vabbè. Ma se devo scegliere, suoniamo con Danny. Cazzo, Carrie! Scherziamo! È lei che ne Effettivamente sta questo facendo una sta tragedia, non bruciato. io! Ascolta, ti procurerò. Sai che Diciamo ti che ha dico, fatto un po' Carrie? di danni. Vaffanculo! Per fortuna Silverhand non è qui a vedere tutto questo. Hai finito? Sparisci. Tutto a posto. Che mi dici di Nancy? Mi ha contattato. Organizzerà tutto e ci farà sapere. Ci vediamo al concerto. Cazzo, devo trovare qualcuno per ripulire tutto. E quindi... Ok, abbiamo fatto tutto il possibile. Aspettiamo la chiamata di Nancy. Va bene, allora si potrebbe aspettare un giorno a meno che... Non so se abbiamo altre missioni in corso. Vabbè, gli Psycho Killer qua, un po'... Completa altri incarichi finché best... Vabbè, questo ne ho fatti una marea, ma non mi ha fatto sapere niente. E a sto punto, signori, aspettiamo... Aspettiamo 24 ore. Vediamo. Quell'altra ci farà sapere prima o poi. Ehi, il concerto è organizzato. Stasera, al Red Dirt. Hai parlato con Kerry? Non è che ha cambiato idea? No, no, affatto. In realtà è piuttosto carico. Non lo vedevo così dai tempi di Silverhand. Che mi dici di Henry? È dei nostri? No, non ci ho neanche provato. Non spreco il fiato per quello stronzo. Allora. Allora ci vediamo stasera. E non preoccuparti per la chitarra. Ho già tutta la strumentazione. Brava, brava. Vabbè, signori, direi che ci possiamo teletrasportare nella zona del concerto. L'altro incarico, non so se ci arriverà una chiamata. Ebbene, se no c'è Omar, abbiamo aspettato... Parecchio in realtà, perché abbiamo fatto diversi incarichi nel mentre. Vediamo un attimino. Poi sì, ci stanno un po' di contratti. Non so se magari ci faremo... O ci siamo già fatti probabilmente qualche live con dei contratti qua e là. O se dopo, una volta finito, se può fare qualcosa. Boh, vedremo, vedremo. Comunque, salvatina che non si sa mai. Se puoi... Salve. Hey, Vi. Ho capito. Qualcosa per te. Non Attenzione. So se lo sai, ma questa apparteneva a Silverhand. Era tua? Cazzo, Nancy ci sa proprio fare. Dovremmo solo sussurrarle Mikoshi all'orecchio e sarebbe fatta. E allora, con questo a chi lo diciamo, scusa? Allora, aspetta. Ah, così una proprio. Delusor Finn. Lei, ricordi quel graffito sui samurai a Haywood dove c'era quel panificio? È stato ricoperto tempo fa. Ma sì, in quello Johnny suonava la sua Orphin. Notevole. Dove l'hai trovata? Sembra praticamente nuova. Oddio. Da una collezione privata. Mica mi piace tanto. Sempre ricostruire tutto nei minimi dettagli. A volte tende a farne un'ossessione, ma rispetto la sua dedizione. Ah, ci sta. Sei pronta per il concerto? Mi sento strana. Come se fingessi di essere me stessa. E poi Johnny è andato. Non credevo che quel bastardo mi sarebbe mancato, ma è così. Guarda come si gigioneggia. Raccontami cos'è successo con Henry. È storia antica. Continuava a ricascare in quella merda e io continuavo a tirarlo fuori. Ti sei stancata di vivere in quel modo? Al contrario. Gli avevo procurato un posto in una band decente. Harry aveva smesso di farsi, si era ripulito e le cose andavano bene. A quel punto mi ha cacciato dalla sua vita. Non aveva più bisogno di te. Per un po'. Per un mese ha festeggiato con i suoi nuovi amici. Poi quelli l'hanno scaricato perché ci stava ricadendo. L'ho incontrato per strada. Era fattissimo. Ha persino finto di svenire per cercare di commuovere. Vabbè, dai, abbiamo capito cosa che ha fatto. Coglionanza. L'ho lasciato lì. Onesto. E mi sono assicurata che non potesse più trovarmi. E invece... Vabbè.
Grazie per il concerto. Ti prego. Kerry non potrebbe neanche pulirsi il culo senza il mio aiuto. Silver andrà come lui, forse. Oh, peggio. Almeno Kerry faceva quello che gli dicevo, non mi ostacolava. E tre giorni lì, sì. Va bene. Comunque... Dov'è Kerry? Tra l'altro. Dovrebbe arrivare a momenti. Sì. Mi ha detto che suoni molto bene. Lascia fare. Lo spero proprio, perché non faremo nessuna prova. Tutto live, signori. Ma certo, non possiamo deludere il nostro pubblico. Sinceramente, non so chi siano quelle persone. Semplici curiosi. Kerry non voleva che si sapesse in giro. Sì, beh, lo vedremo. Credi che i media l'abbiano scoperto? Sicuramente. Avvolto. Vabbè. Mi preoccuperei del rimpiazzo di Henry, piuttosto. Kerry ha chiamato Drowsin, dei Catwood. Lo conosco, l'ho visto suonare. E? È bravo? Non è male, non eccezionale. L'incognita della serata sei tu. Guarda, puoi stare tranquilla. Ma sii discreto. E se iniziassi di nuovo a vomitare sangue? Cerca di non dare nell'occhio. È la grande serata di Kerry. Ah, ok. Ho l'impressione che Nancy creda che io non sia all'altezza. Beh, ha ragione. Ma vai a cagare. Sei pronto a spaccare? Proviamo? Nel dubbio. Non lo so, forse non è una buona idea. E me lo dici ora? No, sta peggiorando. Forse non vale la pena per questo concerto. Ok, suona tu. Io sto dietro le quinte a tapparmi le orecchie sanguinanti. Ok, d'accordo. Sì, tanto comunque avete visto che non avevamo scelta, quindi. Ma quello lo posso prendere, quel file, no? Vabbè. Mi raccomando però, poi non fa cagate. Pronti? Beh, cambia anche l'HOD quando... Andiamo. I colori. Prendi, via, ok. Torna nella stanza principale, ecco, e qui parla con Kerry. Questo è Drowsin, dei Cutthroat. Salve. Ehi, hey, sono un fan, un grande fan. Anche tu, ho tutti i loro album. Cioè, non avrei rilassati, mai sognato di... Chum. È sulla tua stessa barca. Se vuoi parlare con una star, parla con me. E cerca di calmare quei tremiti. Sto tremando come lui, se non peggio. Ti stressa la folla oppure sono io? Vaffanculo. Anche tu mi sei mancato. Beh, signori, si roccheggia? D'accordo, andiamo. Dai, Eva. Voi siete pronti? Dai, Come parla? Guarda la folla! Ammazza quanta gente, meno male che era improvvisato. Quanto parliamo random. Si roccheggia. Vai così. Dai, è biondo. Sulle mani. Dai che si roccheggia, signori. Rock and roll. Guarda la vecchia. Sulle mani per la vecchia. Ci proviamo a cantare pure noi, no? Supreme.
Vai con le corna. Sulle mani. Lanciatina solo, dai! Guitar Hero Style! Guarda come si fomentano! Signori, grande concerto comunque, grandi emozioni. Che stronzata. Perché? Che cosa? In realtà ero parecchio nervoso per il concerto. Sentivo di dover dimostrare qualcosa. A me stesso, a te, non so che cazzo. Ma alla fine mi sono... solo divertito. Tutto qui. Vuoi farlo di nuovo? No. È tornato alle origini, divertirsi. Ecco. Prendila. Come souvenir. Sei sicuro? Non suonerò senza di te. Non sarebbe lo stesso. So cosa cerchi di fare. Ma io continuerò a suonare. E vai, va. Vuoi sentire una nuova... Johnny? Se n'è andato, vero? Yes. Sì. Ma può ancora sentirti. Grazie. Ma... ora non sono dell'umore adatto per voci dall'oltretomba e tavoli che si muovono. Aia, che fa addirittura? Credo che questa dovresti tenerla tu. Onesto. E tra l'altro, com'è stato il concerto? Dai che abbiamo visto. Grandioso. I samurai hanno trovato un nuovo groove. Peccato che me lo sia perso. Se vuoi vieni ai miei concerti. Vabbè, intanto... non avresti dovuto, davvero. È la pistola con cui ho cercato di sparare a Johnny quando è entrato in casa mia. Eh sì, me lo ricordo. Vuol dire con cui hai cercato di sparare a me. Già? E prima... non importa. Fico! Mi sento come se mi fossi risvegliato da 50 anni di sonno. Si torna al lavoro. Vabbè, questo l'età se la porta bene. Stammi bene, insomma. Mi farò sentire. Beh, non è andata così male, no? Peccato che Kerr se la sia filata. Immagino che avesse fretta di andarsene. Probabilmente sta già scrivendo una nuova canzone. Non è quello che volevi. Farlo sentire meglio. Meglio, ma non così tanto. Johnny, vabbè. Non mi lasciare di nuovo. Non posso vivere senza di te. Diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto. Spero che le ultime richieste siano finite. Forse. Ora potrai fare quello che vuoi. Devo parlare con Anako. E in fretta. Ok. Come vuoi. Andiamo. Eh beh, quella c'è rimasta in realtà di missione, effettivamente. Ma a meno che non... non ci contatta per l'altro... Fanculo a questo paese. Io... vabbè, intanto no, no, guarda. Chiamo troppo forte. Il basso andiamo si è scontato dopo un cipini. Com'è andata allora? Vi siete divertiti? No? Ah, ok. Sei stata grande. Oh, è la prima volta che me lo sento dire dopo un concerto. Grazie. Tu? Sei divertito? Cazzo, sì. Kerry mi ha persino promesso un po' di Eddie. Forse. Vabbè, arrivederci. La vecchiarda? Cioè, ah, eccola. Non avevo mai sentito niente di simile. No, questo. E non lo sentirai mai. No, no. Beh, sono andato bene.
Anche tu. Visto. Mi chiedo dove ti abbia nascosto Carrie per tutto questo tempo. Aspetta, non è qui che i samurai hanno fatto il loro primo concerto? Ah, che serata. Circolano ancora leggende al riguardo. La musica era così alta che hanno dovuto sostituire tutti i vetri e hanno inserito la nuova regola di non servire ai clienti. C'è un piatto speciale sul menù solo per i fan dei samurai. Costine alla Silveren. Sono costose, ma non potrai non le cartire di me. Proviamole allora, vediamo. Subito, amico. Vediamo, dove stanno? No. Secondo me non ci stanno comunque. Infatti. Ma che cazzo dite che c'è star menu con ste stronzate? Mannate, me ne va. Ci pigliano tutti per il culo coi menu. Vabbè. Comunque. Attenzione. Immagine legata. La strada è piena di avventure. Giudi se... se sta a fare i giri con la gomma bucata, tra l'altro. Quindi, vabbè, comunque. Non so se possiamo... Judy, aspetta, la chiamo che c'è la gomma bucata. Vediamo se si può. Ehi, V. Ho sentito che c'è stato qualche casino a Japantown, alla parata. Mmm. Che hai sentito? Che i corporativi hanno aperto il fuoco e sono morti dei civili. Non ne so niente. Non so niente di tutto questo. Come strano. No? Sembrava una cosa di cui tu potevi essere al corrente. A parte quello, tutto bene? Ma sì, come al solito. Preferisco che mi parli di te. No, niente. Vabbè. È stato bello sentirci. Chiama quando vuoi. Io sono qui. Vabbè. Tra l'altro, Panam è da un po' che non sentiamo. A quell'altro ci sono andato. Mamma Wells pure. Pure la mamma di Jackie. Niente. Devo andare. Questa non ci ha dato ma neanche pronto ci ha detto Dio poverina però. Delamain va bene, ci sta più. E Evelyn lascia perde. C'è qualcun altro. Vabbè, a parte. Non credo ci siano altri. Boh. Ehi, Lavi. Come va? Come va? Dipende da che cosa intendi e da cosa vuoi sentire. Oh beh, le solite cose. Quanto mi sei mancato, V. No, sempre le stesse chiacchierate. Vedo che ti sei già fatto una conversazione tutto da solo. Abitudine? Panam. Comunque sì, mi sei mancato. E questo è quanto. Stammi bene. A presto, V. Vabbè, signori, mi sa che comunque non c'è tantissimo altro. Come detto, questo... Chiama Nancy... Chiedi... Ah, no, aspetta. Questa ce l'ha sbloccata. Ma stava... Scusa, ma... Vabbè, stava qua dentro. Ci potevamo parlare diretto senza... Pronto? Pronto. Oh, hey. Chiami per un motivo o solo per sentire come sto? Per un motivo. Ho trovato il tuo annuncio su Swedenborg Riviera in rete. Oh, quello. Wow, me l'ero completamente dimenticato. Quindi, è ancora valido? Beh, voglio ancora fare un pezzo su di lui. Quindi, se scopri qualcosa su Swedenborg, ti pagherò in caviale nero e champagne. Ma dubito che troverai qualcosa di nuovo. Cosa sei riuscita a scoprire finora? In breve? Un cazzo. E la versione lunga? Beh, sembra che Swedenborg Riviera non sia solo un filosofo e un economista radicale, ma anche un netrunner dannatamente bravo. Un tipo poliedrico. Puoi dirmi di più? Potrei, ma... sarebbe uno spreco di tempo. Te l'ho detto, quel tizio è un fantasma. Provare non costa nulla, no? Wow, vedo che siamo molto positivi. Come vuoi, allora? Ho iniziato le ricerche circa un anno fa, dopo che uno dei seguaci di Swedenborg aveva lanciato una Molotov contro la sede di Helvetia.
Ho cercato di contattarlo, ma niente da fare. Un vicolo cieco. Ho assunto un detective. Anche lui non ha trovato nulla. E l'IP collegato all'account? Avrà sicuramente usato dei demoni mascheranti, ma resta sempre qualche traccia. Bene, bene. Non sapevo di avere a che fare con un professionista. E comunque, ci ho provato. Sono riuscita a localizzare il segnale a Santo Domingo, ma non è stato possibile collegarlo a un indirizzo specifico. Il distretto è pieno di unità, come saprai bene. Ho pagato qualche abitante per dirmi se aveva visto o sentito qualcosa. Niente, zero. Ho esaurito tutte le piste. Capito. Senti, mandami le coordinate dell'ultimo data terminale che ha trasmesso il segnale, ok? Darò un'occhiata. Alla peggio, avrò perso un'ora della mia vita. Non c'era nessuno dentro. Se proprio insisti, perché no? Ma davvero, B, non farti troppe illusioni. Buona caccia. Ok, no, nel mentre mi sono fatto un giro così, mentre chiacchierava ci vedevamo un po' il... Madonna mia, con quale sterzata, buon uomo, ma neanche il camionista psicopatico. Vabbè, comunque ci trasportiamo in zona e andiamo a vedere, dai, ci vediamo all'arrivo. Allora, eccoci arrivati all'obiettivo, tra l'altro non avevamo visto la pistola che ci aveva dato... Il tipo, ma non è niente di che, signori, rispetto a... A parte che abbiamo, vabbè, Lizzy che comunque fa i suoi 500 danni, ma sempre per secondo, perché poi bisogna vedere i singoli colpi, eccetera. Però quella, anche questa qui, 7,68, 8,53, quindi rapportata, 3,57, è un po' pochino. Per carità, bellissima esteticamente, però non è prepotente come... Ci si poteva questa aspettare. Ossessione per Sweden Coso. Speri che trovandolo possa rivelarti il senso della vita? Aspetta, ti risparmio il disturbo. La vita non ha senso. Con te nella testa? Concordo. Che ne dici di fare un po' di silenzio? Non riesco a pensare. Hai smesso di farlo molto tempo prima che arrivassi io. Ma certo, dai pure tutta la colpa a me. Aspetta, aspetta, aspetta. Shh. Devo dare un'occhiata in giro. Ok, va. Scansioniamo la zona. Beh, in realtà a parte questo non c'è molto da scansionare. Che poi me l'ha tolto pure da scansionare, quindi. Allora, dica, se mi calcoli pure quella sopra è un conto. Allora, i cavi tra l'altro sfrigolano, ma non... Aspetta. Un router pirata. Credi che sia opera di Sweet? C'è un solo modo per scoprirlo. Vediamo. Non ha funzionato per niente, ma ok. L'importante era beccarne una, probabilmente. Allora, occhio borghesi corporativa ha fatto il primo passo verso i giardini pensi del post-capitalismo. Questo è solo l'inizio, tu sei pronto a procedere ulteriormente? Nuove coordinate scaricate sulla mappa. E... Il segnale corrisponde a quello tracciato da Nancy e prosegue verso le Badlands. Sembra un server proxy. Non dirmi che andiamo nelle Badlands. E perché no? Perché è tutta un'enorme perdita di tempo. Che cazzo te ne frega di quello Sweden in culo Borg? Si esalta a sparare cazzate e tutto il mondo se le beve stupidamente. I tre rami del governo sono la lobotomia dell'autonomia del popolo. Che cazzo significa? Oh, adesso capisco cosa succede. Sei invidioso. Invidioso? Di la verità, dai. Questo Swede è merda. Ti ha dato di volta il cervello. Beh, perché lui viene seguito da tutti gli anarchici e i ribelli. Mentre tu suonavi in bettole schifose per un pugno di ragazzini sfigati. Non sparare merda su quello che non conosci. Divertiti con la tua pista del cazzo. Namo va. Allora,
Posso scendere senza spezzarmi le tibie? Dimmi di sì. Ok, grandi linee, sì. E va bene, allora ci teletrasportiamo verso il prossimo obiettivo. E, visto che si trova abbastanza... Oddio, non distantissimo, però. C'è un teletrasporto vicino. Damose. Vai di off-road. Attenzione a non piantarci. Attenzione, attenzione, attenzione. Il segnale porta qui. E sparisce di nuovo. Allora, vediamo un attimino. Senti come frizzica anche qui. Qua già c'eravamo passati. Mi ricordo sta zona dove avevamo assaltato la situazione, o sbaglio. Allora, il cavo arriva là, eh. Però parte da qua sopra, aia. Ok. Segue il cavo? Credo... Credo di sì. Vediamo un po'. Vabbè, arrivava là in realtà, sulla parabolona. Non so se posso fare qualcosa qua al parabolone. Posso... No, bisogna capire se l'interesse c'è sulla parabola o meno. Tanto si è bloccato un barile di birra così a caso. Secondo me è dal barile che dobbiamo andare verso il... Giustamente. Magari anche dentro, no? No, dentro apparentemente no. Qua sopra. Vabbè, c'è sto baracchino che però... Ah, possiamo salutare. Maledizione. Okay. Un altro router. Vabbè, colleghiamoci. Sembra che Swedenborg tenga molto al... Vediamo. Leggi il messaggio ricevuto. Pronti, stiamo a fare caccia al tesoro. La strada verso le stelle è sempre lastricata di oscurità. E la strada verso il collettivismo attraversa un mare di sangue. Crederai ancora una volta al guinzaglio corporativo con la coda tra le gambe? Cederai. Nuove coordinate caricate sulla mano. E si stiamo a fare caccia al tesoro. Il segnale continua. Verso un altro terminale. Ho l'impressione che ti stiano prendendo per il culo. Può essere. Seguirai questa pista di briciole e una volta connessi tutti i punti verrà fuori un bel cazzo. Vedremo. Forza. Allora, la prossima sta in Culonia. Apparentemente sì. Vabbè, andiamo alla prossima. Ci siamo. Tra l'altro in mezzo alla tempesta di sabbia. Dove dovevo andare? Ah, beh, alla fonte del segnale. Non si vede una cippa. Penso che siamo proprio nel cuore della tempesta. Anche questa è una cosa molto figa. Vi ricordate la gara quando c'era la tempesta all'inseguimento? Allora, aspetta, vediamo qua dov'è che dobbiamo andare. Vediamo se ci stanno dei... Allora, qua è scassato, quindi si sale, eh? Proviamo. Vediamo un pochino se riusciamo a finire di trovare sto segnale. Ok, è passata la tempesta. Che figata. Allora, immagino di dover salire fino in cima. Questa è la zona delle serre dove coltivano tutto il necessario. Immagino, gran parte del necessario per Night City. Cristo, finalmente. Tutte le sbanghe e scale. Se ti allontani abbastanza dal tanfo, persino Night City sembra bella. Hai visto? Mezza alla natura. Guarda dove t'ho portato, eh. Allora, aspetta. Fammi vedere qua. Ah, eccolo. Ma che... Lasciami indovinare. Un altro router? La mia... Ma sono troppo piccoletti sti cosi. Sembrare reale. E non si trovano mai.
E che è? Allora. E niente. Mamma. Sta a beccarne qualcuno, poi chi se ne frega. Vediamo il messaggino. Tac. Ti stai avvicinando, stai aprendo gli occhi. Il nirvana dello swedenborghismo marxista è dietro l'angolo. Devi fare l'ultimo passo, devi avere coraggio. Nuove coordinate caricate sulla mappa. E dai, eh. E niente, già. Che il segnale conduce da un'altra parte. Esatto, esatto, bravissimo. Magari fa tutto parte del messaggio di Swedenborg. La vita è movimento. Fanculo alla destinazione. L'importante è il viaggio. Ma non avrebbe tutti i torti, tutti comunque, torti. Tra l'altro. Visto, questa è la filosofia dei sempliciotti. Lascia fare. Hai mai letto un libro in vita tua? Anzi, non dirmelo. Non voglio saperlo. Fai poco lo spiritoso, giovanotto. Quindi, dove ci porterà il prossimo indizio? A una lezione di yoga? A un monastero tibetano? No, a... a un Luna Park. Oh, il mistero si infittisce. Sì, devo dire la verità. Va bene, andiamo a Luna Park, signori. Arrivati pure a Luna Park. Vediamo se effettivamente questo ultimo segnale, che poi continua a friccicare sempre. Com'è? La traccia si interrompe qui. E quindi lo stronzo si nasconde da queste parti? Forse. O forse arriveremo a un altro terminale. Vedremo. Zona interessante. Molto adatta allo stile del nostro amico. In che senso? Il Luna Park è un'altra parodia del capitalismo fuori controllo. Intrattenimento a basso costo per poveri idioti, ecco in che senso. Onesto. Ci sta però. Per lustra la zona, allora aspetta. Ok. E... allora in realtà... bisogna andare qua sotto. Ah no, qua sotto sta ceppa. E... allora... quello ce l'avevo già segnato, yes. Ma non è proprio easy come cosa, perché la zona è abbastanza grandicella. Fin dove si arriva? Fino là. Meno che non pure qua sotto non ci sia. No, però mi dice sopra. Ok. Allora, due sono le cose. O sta qua dentro. Del sistema di oppressione globale. Il denaro è uno strumento usato dai colonialisti. Sarebbe questo? La divisione in classi è terreno fertile per l'anarchia. Cosa diavolo è questo? E c'è comunque quello che sembra. Swedenborg Riviera. Accorrete a parlare con il profeta di Night City. E niente. Oh, questo è troppo. Un filosofo a molla. Dammi un paio di Eddy. Voglio vedere che cosa viene fuori. Ma come dica, com'è possibile? Non ne ho idea. Ma Cristo, vi, non è bellissimo? Mezza rete si sta facendo ispirare dalla saggezza di una marionetta sotto vetro. La gente si scanna per interpretare le sue parole. Oh cavolo, devo ammetterlo. Ne è proprio valsa la pena di sopportare 50 anni di prigione per questo momento. Hai visto? Però, nel senso, ci stiamo. Vediamo. Incontrerai una receptionist attraente quando meno ti starai aspettando un'esplosione violenta di lotta di classe. Il successo è l'indebolimento dell'anima. E questo è quanto? Nient'altro? La tua fortuna cambierà il suo corso quando i modi di produzione scorreranno in un flusso costante di endorfine. Cazzo, stai registrando? Dobbiamo salvarlo per i posteri. Sì, beh, ci sta. Comunque, gli strumenti di produzione dovrebbero appartenere all'inconscio collettivo. Sul serio? Che c'è? Credi che troverai un pupazzo a molla che vuole diventare un bambino vero? Il capitale è il sangue del lascia sistema fare. Di oppressione. Che cazzo vogliono? Non potevamo farlo? Forse no. Comunque, allora, vediamo.
Qualcuno ha collegato Swedenborg alla rete. Che stiamo aspettando? Vediamo quali segreti scoprono. Sì, però un attimo. Aspetta. Allora, si avvicina una cosa tira l'altra. Allora, ti senti illuminato? È una presa per il culo, ok. Signori. Aspetta un attimo. Qualcuno ha creato questo posto per genere, modificandone l'algoritmo per inviare aforismi contro il sistema invece di semplici profezie. E poi l'ha collegato alla rete tramite un sistema di router che mascherano l'origine del segnale. Un cazzo di genio. Possiamo scoprire chi è stato? Voglio stringermi. Muori, muori, muori! Improbabile, per due motivi. Primo, non ha lasciato gli strumenti di protezione. Secondo, sei morto, Johnny. Ah, giusto. Quando mi infervoro, me lo dimentico. Vedi. Ehi, vi. Non spegnerlo, ok? Il capitale è il... No, no, va bene. Aspetta, connetti al bot veggente per modificare l'algoritmo. È opzionale. Di a Johnny che non manometterà il bot veggente. E... gli strumenti di produzione. In realtà non lo so. Aspetta, intanto salvatina da panico. E... vabbè, dai. Non preoccuparti, Johnny. Non priverò Night City del suo filosofo del popolo. Ah, bene, allora. Lunga vita a Swedenborg. Il capitale è il sangue del sistema di oppressione globale. E chiamiamo Nancy. Ah, vi. Lasciami indovinare. Mi hai chiamato per dirmi che hai smesso di sbattere la testa contro il muro? Non esattamente. Abbiamo qualcosa. Noi? Qualcuno ti ha aiutato? No, era un plurale maiestatis. Tornando a Swedenborg. Era tutto uno scherzo. Che cosa? È un veggente automatico. Mette insieme delle parole che sembrano avere un significato profondo. Qualcuno l'ha collegato in rete. Probabilmente se la ride al sicuro. Merda, V! Questa storia è persino migliore di quanto pensassi. Sì, eh? Ora ci penso io. Oh, e i tuoi Eddie? Li ho appena trasferiti. Grazie. Ciao. E niente. Vabbè, 3009 ci ha dato anche begli Eddie. E signori, qui le missioni secondarie praticamente sono finite. Come detto, al massimo ci sarebbe qualche contratto, perché qua c'è rimasto, vabbè, questo qua e i cyber psicopatici, che comunque sono sempre quegli altri contratti. Contratti, come detto, io non so se si potrebbe fare magari anche successivamente, perché vabbè, queste sono le attività criminali, i veicoli, eccetera eccetera. Io direi, signori, di salutarci qui con questo episodio. Andremo magari a salvare per vedere un pochino la situazione generale, in modo tale che magari se poi alla fine non si può fare nient'altro, ricarichiamo e ci facciamo un po' di compiti, magari anche in live, perché naturalmente quelli nel caso ci facciamo in live tanto per spippolare. Ma per questo episodio direi di salutarci qui. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Serio, ma che sta a fare quello? Serio ormai che volge quasi al termine, visto che stiamo per affrontare la missione finale. Dai, alla prossima allora ragazzi. Un saluto a tutti da Quel Taleale.